Due crotonesi, Fabiola Orlando e Alessandra Gentile, due judoka nate nelle scuole judo della nostra città, sono salite sul podio a Policoro in provincia di Matera lo scorso 24 novembre nella finale di Coppa Italia 2-1. Le atlete crotonesi sono studentesse presso l'Università della Calabria e combattono per il CUS universitario. Fabiola Orlando è cresciuta sportivamente nella Judo Calabro Brugellis, mentre Alessandra Gentile presso la Judo Milone. Beh, di certo è stata una grande emozione, era inaspettata, però comunque me la sono meritata perché c'è stato un duro lavoro dietro. Con lei un'altra studentessa dell'Unical? Sì, Alessandra Gentile, che ha preso il terzo posto. Quali sono i suoi prossimi obiettivi? Beh, sicuramente prepararmi per gli assoluti di giugno. E come ci si prepara? Beh, lavorando tanto e sicuramente mettendoci tutta la grinta e l'impegno che c'è. Secondo lei qual è lo stato di salute del judo crotonese? Beh, diciamo che in questi anni comunque sta cercando di rimettersi avanti, però ci sono buone proposte. Oltre la Coppa Italia, quali sono stati i risultati di quest'ultimo anno? A maggio ho fatto terzo posto ai campionati universitari sportivi. Ora da dove si ricomincia? Beh, sicuramente riprenderò dall'allenamento martedì e cercherò di andare avanti. Come viene vista, secondo lei, in Calabria la judoka? Beh, sicuramente ha una figura importante perché non se ne vedono tante donne qua in Calabria fare judo. Oggi ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, ma come ci si può difendere? Beh, sicuramente il judo è un'arma perfetta per difendersi perché è uno sport completo e può aiutare molto. Eh beh, noi usciamo da una scuola con un genoma prettamente agonistico. Io vengo dalle Fiamme Gialle, quindi il DNA è quello. L'agonismo per noi è alla base. Noi possiamo dire che il judo ti fa divertire, praticamente ti coordina bene, ti dà sicurezza, ti dà fiducia. Ma poi alla fine quello che contano sono le medaglie, insomma, in sostanza è quello. Io sono contento di questo risultato di questa ragazza perché certamente se l'ha sudato tutto. Insieme all'altra judoka? Sì, insieme alla ragazza Gentile, diciamo, del judo Milone, perché loro, oltre essendo all'università, devono prima studiare e poi fare, diciamo, l'attività sportiva, perché i genitori fanno grossi e grandi sacrifici come tutti i genitori, diciamo, dei ragazzi che vanno all'università. Siamo contenti perché ha raccolto questo risultato, ma siccome essendo giovane ha possibilità di migliorarsi di molto e in gran lunga, insomma. Questa anticarte è uno sport difensivo. Il judo è nato proprio col DNA difensivo, in sostanza è questo, perché chi l'ha creato era un gracilino che addirittura aveva due lauree. Una praticamente in letteratura e l'altra in fisica. E quindi ha voluto dimostrare praticamente attraverso il principio che la forza, diciamo, ti aiuta, ma può essere dominata. Basta, diciamo, trovare, diciamo, i modi giusti, perché quello che conta è trovare, cioè rompere l'equilibrio dell'avversario, perché tutto ciò che è cade, quindi la gravità ci dà questo senso praticamente. E siccome negli sport di confronto basta cadere con la schiena per avere un buon risultato, quindi noi siamo su quest'onda, stiamo lavorando. Abbiamo un'altra ragazza in pole position che sta lavorando bene pure per il prossimo anno, perché il prossimo anno è l'anno olimpico e noi stiamo preparando a fare un qualcosa di buono per Milone, perché questo grande Milone, che è stato grande, che resta grande, però spesso viene dimenticato. La sostanza è questa: io finché avrò forza e Gesù Cristo mi tiene in vita, cercherò sempre di commemorare i valori, lo spirito, diciamo, di questa città. Sono orgoglioso di essere crotonese e penso che il judo in questa città abbia dato un buon contributo come attività sportiva. E secondo lei quando l'universo femminile a Crotone ha cominciato di più ad avvicinarsi a questa anticarte? Beh, diciamo, ha iniziato quando praticamente il judo è entrato nelle scuole, quando praticamente, perché in Francia, cioè la Francia è la nazione a livello europeo che raccoglie i migliori risultati a livello internazionale.
perché sono state brave a mettere il judo come disciplina sportiva addirittura nelle scuole elementari, così. Quindi praticamente dalla quantità può essere fuori, diciamo, la qualità. E noi che veniamo da una scuola agonistica abbiamo dimostrato che poi non è che c'è grande differenza dal punto di vista tecnico fra le donne, diciamo meglio, anzi le donne proprio per una maggiore libertà articolare, chiamiamolo in questo termine, sono quelle che spremono meglio, diciamo, il judo in sostanza.